una notizia che ha fatto tremare il mondo del gossip. Mico Brunetti e Angelica Baraldi insieme in hotel. Sarà vero o è solo una fake news? E poi, cosa c'è di vero tra i due ragazzi? In un altro video avevamo parlato di una particolare amicizia, chiamiamola simpatia, tra Mirko e Angelica Baraldi. A molti era sembrata un'amicizia un po' strana, in qualche volta anche un po' misteriosa. Ma cosa c'è di vero? E poi il fidanzato di Angelica, Riccardo, che cosa dice su questa notizia bomba? Cerchiamo di capire che cosa sia veramente successo. Una fonte ovviamente molto anonima segnala a Deinira Marzano di aver visto Angelica Baraldi nello stesso hotel in cui alloggia il bel Mirko Brunetti, e addirittura sembra che tra loro due sia successo qualche cosa. Mirko, alla notizia di questo gossip, sembra che abbia smentito la notizia, sottolineando che ha il Covid e quindi comunque nessuno può entrare nella sua stanza. Quindi tutto risolto, tutto un fake news. La bella Angelica non è rimasta in silenzio, anzi sui social ha pubblicato prima un lunghissimo post chiarimento, precisando che non c'è nulla con Mirko, e poi sottolineando il rapporto con Riccardo, il suo fidanzato, dicendo che è l'unico uomo che voglio al mio fianco per il resto dei miei giorni e non ho mai avuto il minimo dubbio su ciò che provo per lui, nemmeno nel contesto della casa del Grande Fratello. Poi aggiunge: io e Mirko abbiamo creato una bellissima amicizia e ci vogliamo bene come fratelli. Dopo il lunghissimo post è stata la stessa ragazza che con un video ha nuovamente tranquillizzato i suoi fan e precisando che tra lei e Riccardo il loro rapporto va a gonfie vele, e ovviamente ribadisce che la notizia è completamente falsa, riferita all'incontro clandestino in hotel. E voi che cosa ne pensate di tutto questo clamore mediatico? Ecco il video di Angelica. Non capisco veramente, e soprattutto continuano ad esserci insinuazioni tra me e Mirko infondate. Ragazzi, una semplice amicizia, semplicissima. Soprattutto vorrei ribadire il fatto che certe offese, certi insulti che stiamo ricevendo io e Riccardo veramente sono, credo, insensati, e soprattutto fanno e portano solo del male. Non capisco cosa c'è che non va. Io e Riccardo siamo una coppia semplice. Alla base c'è onestà, fiducia, affetto, amore, rispetto.